Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della Tirreno Adriatico, corsa molto interessante di 7 tappe, qui in Italia, gara World Tour molto importanti, con un parterre di partecipanti altrettanto interessante. E se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video, che saranno molto importanti per la tua squadra al fantaciclismo. Quindi non ti costa niente, clicca pure iscriviti qui sotto e andiamo subito col vedere la Tirreno Adriatico. Troviamo una cronometro, che vi dico già subito il mio favorito, anche stavolta è Filippo Ganna. Chissà perché. Andiamo a vedere le tappe che possiamo vedere nella corsa dei tre mari. Con la gara di sabato andranno ad affrontare l'unico arrivo in salita che è a Prati di Tivo, quindi una tappa veramente dura. Oltre a queste troviamo due tappe che sono collinari abbastanza dure e una tappa che è collinare veloce, una via di mezzo, e altre due tappe per velocisti. Quindi chi schierare nella vostra fantaformazione per queste tappe? Ve lo dico già che non è facilissimo. L'ideale è avere dei velocisti anche che tengono in salita. Un esempio al volo è Van der Poel o Van Aert, abbastanza scontato, ma non importa, e comunque dei corridori che faranno classifica. Ora andiamo a vedere chi ci sarà però in questa Tirreno Adriatico. Andrei subito col presentarvi i velocisti. Partiamo dal velocista cronoman scalatore Wout van Aert, che è un personaggio che vi consiglio veramente di avere in squadra. Oltre a lui ci sarà Mathieu van der Poel, dopo la vittoria alle Strade Bianche lo vedremo esordire anche nella Tirreno Adriatico. L'anno scorso ha portato a casa una tappa, non so se ve la ricordate, è andato a riprendere Fabbro in quell'arrivo in salita, comunque era una tappa abbastanza collinare e dura, e l'ha lasciato là per poi andare a vincere. Ritornerà alle corse finalmente Peter Sagan, ci sarà Greg Van Avermaet, dopo la vittoria all'UE Tour dell'ultima volata troviamo anche Caleb Ewan, direi velocista più veloce in questa Tirreno Adriatico dal mio punto di vista. Troviamo Gaviria, speriamo che sia ripreso perché all'UE Tour non ha fatto vedere grandi cose. Troviamo il buon Davide Ballerini, che se va come è andato fino adesso, che ha già portato a casa tre vittorie, è un corridore molto interessante da tenere sott'occhio. Non so se avete visto la Omloop Nieuwsblad, ma ha fatto una volata veramente pazzesca. In squadra sempre assieme a lui ci sarà Alvaro Hodge, oltre a loro possiamo trovare Elia Viviani, che all'UE Tour si è ben comportato, è stato fermo inizio anno per un problema al cuore, è partito subito andando negli Emirati Arabi a correre e comunque qualcosa ha già fatto vedere, quindi teniamolo d'occhio e speriamo anche per lui che potrà portare a casa una vittoria, visto che è da tanto che non vince. Ci sarà Matteo Moschetti, che anche lui dopo l'UE Tour è caduto, si è fatto male, ritorna alle corse. Troviamo Nicolò Bonifazio, corridore molto interessante anche lui, sempre italiano, che l'anno scorso ha vinto una bella tappa alla Parigi-Nizza. Assieme a Van der Poel ci sarà anche Tim Merlier, anche lui molto interessante, ve ne avevo già parlato anche lui nel video delle sorprese di quest'anno, ha già vinto due gare in Belgio, sia domenica questa che la domenica prima. La domenica prima ce la ricordiamo perché è stata la domenica dove Van der Poel ha rotto il manubrio e ha tirato proprio la volata a Merlier con le mani messe giusto in mezzo al manubrio perché l'aveva rotto. E occhio a Merlier perché è veramente molto veloce. E ora vi dico dei velocisti che tengono anche nelle tappe un po' più dure. Uno che ha una punta molto veloce ma che comunque va bene anche in salita è Andrea Vendrame per la J2R, la Mondiale Citroën, assieme magari a Greg Van Avermaet. Anche lui ha già fatto vedere dei buoni piazzamenti all'UE Tour nelle volate di gruppo, ma magari ce lo ricordiamo qualche anno fa al Giro d'Italia, che nelle tappe di salita ha comunque fatto vedere grandi cose. Quindi potrebbe essere una buona pedina da schierare. Oltre a lui troviamo Davide Cimolai, anche lui una buona punta di velocità che comunque nelle tappe collinare lo vediamo arrivare davanti. E oltre a loro vi direi anche Ivan Garcia Cortina, ex corridore della Bahrain McLaren, l'anno scorso ha comunque vinto delle volate di gruppo, quest'anno è passato il team Movistar, finora non ha ancora vinto, ma anche lui è un discreto corridore. E dopo questa carrellata di velocisti andiamo subito a vedere i corridori che si potrebbero portare a casa le tappe più dure e anche arrivare davanti in classifica. Andrei subito col vedere il campione del mondo Julien Alaphilippe. Dopo il secondo posto alle Strade Bianche lo vediamo in questa Tirreno Adriatico. E anche lui potrebbe anche provare a fare classifica perché sappiamo che nelle corse da una settimana si comporta sempre bene. Quindi sicuramente negli arrivi collinari belli tosti sarà là e vedremo come si comporterà però. Una buona pedina da schierare.
Oltre a lui, il mio favorito principale, vincitore dell'UE Tour, Tadej Pogačar, perché l'abbiamo visto negli Emirati Arabi vincere, andare forte e quando corre comunque si fa sempre ben notare. E quindi vi direi il mio favorito anche per la classifica generale. Oltre a lui vi direi anche Egan Bernal, ha dimostrato di andare bene in questo inizio di stagione, è arrivato secondo al Gran Premio di Larciano, terzo alle Strade Bianche e per la generale potrebbe essere uno dei contendenti. Assieme a lui in squadra ci sarà Geraint Thomas, non sappiamo qual è la sua forma fino adesso, ma comunque lo conosciamo molto bene e va anche forte a cronometro. Insieme a loro nella Ineos Grenadier troviamo anche Pavel Sivakov, quindi stiamo attenti anche a lui, anche se la Ineos lavorerà come sempre, probabile che lo metteranno a lavorare, ma ce lo ricordiamo qualche anno fa al Giro del Trentino, battagliarsela e vincere anche una tappa. Assieme a lui quella volta era un attimo una scoperta, c'era Tao Geoghegan e l'abbiamo visto vincere il Giro d'Italia l'anno scorso. Nella Deceuninck Quick-Step oltre ad Alaphilippe troviamo anche João Almeida, anche lui ha dimostrato di andare forte all'UE Tour, quindi corridore molto interessante. Oltre a lui troviamo Jakob Fuglsang, troviamo Mikel Landa, Romain Bardet, Thibaut Pinot, due francesi interessanti, troviamo Michael Woods, ci sarà Vincenzo Nibali, vediamo se cura la classifica generale. Vincenzo Nibali sarà affiancato da Quinn Simmons in questo Tirreno Adriatico, Quinn Simmons che alle Strade Bianche si è fatto ben vedere, era nel gruppo dei migliori 8, poi purtroppo una foratura l'ha tagliato fuori dai migliori, dopo anche una caduta l'ha tagliato fuori e non l'abbiamo più visto partecipe, ma ve l'avevo già preannunciato nel video delle sorprese di quest'anno e alla Strade Bianche ha già fatto vedere belle cose, quindi anche lui un corridore molto interessante da tenere sott'occhio. Ci sarà Sergio Higuita, approderà con la nuova squadra anche Jinur Zakarin e per la Kubeka Assos infine vi direi anche Domenico Pozzovivo. E questi saranno tutti i corridori da tenere sott'occhio in questa Tirreno Adriatico, quindi tenete conto anche delle tappe come saranno per capire poi chi andare a schierare. Nel mentre vi faccio vedere la mia squadra, se volete prendere un po' spunto, e spero che questi consigli vi siano stati utili. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su questi tipi di video, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!